Rieccoci qui, allora, come detto, cambiamo argomento, cambiamo ospite, ne avremo due. La prima che vado a presentarvi è Rossana Riolo, benvenuta, Salve. psichiatra e psicoterapeuta, fondatrice di un'associazione giovane ma importante perché sta facendo molte cose interessanti. Il focus naturalmente è sempre la donna, poi vedremo da che punto di vista. Parliamo di questa associazione. E poi parliamo anche di un premio che le donne. Il titolo lo vedete, è I chiaroscuri della maternità, che è poi il titolo anche di questo premio. Ma partiamo dall'inizio e partiamo dall'associazione. L'associazione si chiama Kairos Donna, perché Sì. anzitutto? Buonasera a tutte, ciao Valentina, noi ci siamo già Sì. viste. Dunque, Kairos o Kairos sarebbe il co più corretto dal greco, è quel momento giusto, nella mitologia greca era rappresentata da questo giovinetto coglie l'attimo fuggente e nasce da questa idea che mi è stata suggerita in realtà da una mamma che durante un colloquio fatto nell'ambulatorio, in realtà come sai che gestiamo a livello di azienda sanitaria, Che apriamo parentesi per chi non lo sapesse, perché noi ci conosciamo, è un sì, ambulatorio che si occupa, della depressione, spieghiamolo. di identificare precocemente attraverso uno screening tutte le donne che partoriscono nell'ospedale di Campo San Piero di Cittadella ed è attivo dal 2009 in questo ex distretto Quindi 15, oggi Ustro 15, questo oggi ambulatorio vi Ustro. consente di intercettare, no, le donne che potenzialmente potrebbero, perché non è che uno dice io forse ce l'avrò, cioè Certo, ci sono una serie di di step, indicatori e di di cui step. avevamo già parlato, quindi se qualcuno vuole può andarsi a vedere Certo, anche quello che avevamo già detto, no, in altre sì, interviste. certo. Ecco, una di queste mamme un giorno mi ha detto, quando l'ho sentita al telefono per dire signora come va, ci vediamo, eccetera, e dice ah per fortuna mi ha chiamato, è proprio il momento giusto. Come dire che un momento prima e un momento dopo le cose potevano cambiare. Da Certo. quel momento ho sempre pensato che questa cosa bisognava realizzarla in qualche modo, dare l'aiuto alle donne nel loro territorio e non solo quelle che hanno l'opportunità di venire in quell'ambulatorio. E quindi da questo è nata l'associazione, grazie all'aiuto di altri colleghi che lavorano sia nelle strutture pubbliche di varie, non solo di Padova, ma anche di Vicenza, di Bassano, insomma abbiamo colleghi che vengono un po' da varie realtà e anche colleghi che lavorano negli studi, diciamo, individuali, che hanno magari avuto esperienze nel pubblico e oggi fanno attività da liberi professionisti. Grazie a questo team, formato da psicologi e psichiatri, è nata questa associazione appunto 3 anni fa. Che aveva l'obiettivo e ha l'obiettivo soprattutto di aiutare, intercettare precocemente, aiutare le neomamme, le famiglie nei momenti di difficoltà. Ma si chiama Kairos Donna perché ci occupiamo comunque delle fasi critiche Della vita della delle vita della donne. donna, quindi anche l'adolescenza e chiaramente il momento della maternità è quello che ci interessa di più, su quale ci focalizziamo, ma Perché è anche proprio la altre bomba fasi che arriva, no, alla maternità, come abbiamo eh. detto altre volte. Certo. È un momento, come dire, sicuramente importantissimo nella vita di una donna, ma di una famiglia, come avevamo già detto Certo. altre volte, l'arrivo di un bambino, come dire, scombussola tutti i ritmi e Sì, perché non è deve. che uno ha poi, voglio dire, che sa che cosa succede. Ci sono de delle dinamiche che si possono sviluppare che spesso non si riescono a Sì. prevedere, no? E quindi avere gli strumenti per affrontare Certo. queste svolte è Ecco, importante. quello che ci caratterizza, forse è una cosa un po', non dico unica, ma abbastanza tipica della nostra associazione, che è fatta da soci, appunto come noi diciamo professionali, quindi gente che si occupa di questo nell'area della perinatalità, abbiamo dei medici di base, delle ostetriche, anche psicologi, psichiatri, ma abbiamo anche le mamme, cioè che sono dentro l'associazione e che ci aiutano, che ci danno, come dire, anche i loro feedback. Una delle cose che abbiamo fatto in questi anni è fare questi gruppi che si chiamano Mamma aiuta mamma, che è proprio utilizzare l'esperienza di mamme che possono aver vissuto bene o meno bene la loro maternità, non vuol dire per forza aver avuto un percorso di sofferenza, che però vogliono mettere a disposizione delle altre mamme la loro Come dire, ci esperienza. sono passata anch'io, ti Sì, e spiego in che modo. magari appunto con noi facciamo questo aiuto, nel senso facciamo questo gruppo condotto da due colleghe psicologhe che appunto danno degli elementi
come interpretare anche quello che loro hanno vissuto, alcuni loro vissuti, e come poter poi aiutare qualche mamma in difficoltà. E questo è una delle cose che facciamo fra le tante che magari nella brochure, come vedrai, si vede. L'altro obiettivo è quello di informare il più possibile e sensibilizzare rispetto a questo argomento. Lo abbiamo fatto con delle iniziative culturali, che sono state due cicli, per esempio, di al cinema, si chiama Cinema Kairos Donna, e due rassegne che sono appunto state centrate, la prima proprio sulla maternità, su questi chiaroscuri e momenti di altalena emotiva, e quest'anno invece sul, diciamo, il bambino, di cui poi magari ti farò vedere. Certo. Sulle locandine. Sì, perché poi il cinema, che rappresenta poi la vita reale, spesso aiuta, sì, no? Aiuta. È un media sicuramente importante, e abbiamo avuto, insomma, una rassegna che sicuramente è stata positiva, ecco, e per esempio un'altra delle attività che quest'anno abbiamo fatto, grazie anche alla collaborazione con la Librati, la libreria delle donne che c'è a Padova, un ciclo di, chiamiamoli, incontri. Il titolo era Speriamo che sia femmina, il prossimo sarà il 17 gennaio, e ce ne sono stati già tre, e che se qualcuno vuole andarsi a sentire, sì, possono sentirlo andando sul canale YouTube nostro dell'associazione, in cui appunto Speriamo che sia femmina, sguardi letterari sull'identità femminile. Quindi si è partiti un po' attraverso la lettura di alcuni testi, certo, curati appunto da questi colleghe, una delle quali parlerà dopo di me, che è la dottoressa Ferrara, e c'è stata la dottoressa Paola Bondi, la dottoressa Miotti, e anch'io ci siamo impegnate in questo. Speriamo che sia femmina, per sala. Perché avete scelto questo titolo? Speriamo che sia femmina è stato un modo per dire, in un momento in cui è così difficile, vediamo tante cose difficili. Volevamo un po', ci siamo ispirati ovviamente a un film molto, certo, famoso, ecco, era appunto l'idea che se le cose partono bene e ci si è aiutati anche nel capire come si sviluppa questa identità femminile così complessa, poi le cose vanno bene anche quando si diventa madri. Quindi abbiamo esplorato soprattutto il rapporto madre-figlia in questa continuità, diciamo, ininterrotta. Quindi anche questa è un'iniziativa culturale. Ecco, poi io ho guardato un po' il vostro sito, insomma, tra l'altro ribadiamo che lo stiamo probabilmente facendo anche vedere, e poi si trovano anche tutte le informazioni, sì, certo, sulle diverse attività, sui corsi, eccetera, e che ci sono anche le fasi, per esempio, non so, l'adolescenza piuttosto che la menopausa, quindi fasi altrettanto impattanti, no, nella vita delle donne. Sì. Prima perché, insomma, mi pare di capire, di leggere, che per esempio nel caso di adolescenti, mm-hmm, questo approccio alla sessualità spesso, mm-hmm, è un po' distorto, no, in questo periodo. Certo. E questo è un male poi, perché ecco, se ci si approccia in modo... Diciamo che su questo quello che stiamo cercando di fare è attraverso dei progetti che si chiamano Scuola Kairos Donna, in cui noi incominciamo dall'asilo, abbiamo un progetto 0-3, ah, quindi proprio piccolissimi, poi 3-6 e poi le medie e superiori, sempre altri colleghi che se ne occupano, in cui cerchiamo fin dall'inizio appunto di passare determinati messaggi, perché quando arriviamo all'adolescenza e succedono poi atti di bullismo, quello che sappiamo, anche, cioè, è già troppo tardi, diciamo che è più difficile, per cui in qualche modo la nostra idea è di poter lavorare da subito. Io una volta dicevo iniziamo con le pance, adesso invece dico che iniziamo da 0-3 per arrivare magari fra 20 anni ad avere una generazione di uomini e donne, ovviamente, che possa affrontare le problematiche affettive e relazionali in modo più adeguato, più sereno. Anche perché finché se ne parla e basta, no? Cioè delle differenze di genere, sì, piuttosto, cioè finché ne parliamo quando succede, sì, il fatto di cronaca, ma non facciamo azioni concrete, non è che andiamo tanto avanti, secondo il mio modesto parere. Assolutamente, infatti la caratteristica di questi progetti, visto che me lo chiedi e mi dai modo di dire una cosa, è che rispetto ad altri progetti, che magari ci sono altrettanto validi, noi abbiamo pensato a dei progetti esperienziali, cioè noi proponiamo nelle scuole, con il gruppo classe, con gli insegnanti, i presidi che su questo si sono dimostrati anche sensibili, delle esperienze da fare insieme ai ragazzi, perché pensiamo che per coinvolgere esempio i ragazzi, esperienze, diciamo, attraverso stimoli che possono essere appunto uno spezzone di un film, una canzone, un brano da leggere insieme,
e far lavorare il gruppo, ecco, diciamo così, degli adolescenti. Per i genitori, per esempio, c'è un'iniziativa che si chiama Genitori da Fiaba, che attraverso l'uso della fiaba nei genitori da 0 a 3 o da 3 a 6, in qualche modo ci si accosta a quelle che possono essere le problematiche che si possono affrontare da 0 a 3. Il sonno, certo. Tu ne sai qualcosa, sì. L'allattamento, ecco, e poi incomincia dai 3 ai 6 la fase, che ne so, del capriccio, chiamiamola così, attraverso per esempio l'utilizzo di alcune fiabe, quindi i colleghi utilizzano questo insieme al gruppo dei genitori, quindi anche delle tecniche, delle forme un po' diverse rispetto al coinvolgimento più esperienziale, diciamo noi, meno didattico, spiegazioni, ecco, più che spiegazioni vogliamo suscitare e fare riemergere le emozioni dei genitori. Certo, avevo trovato rispetto proprio agli adolescenti la parte dei rapporti, no? Dei rapporti magari non sani, sì. Cioè del fatto, sì. Della violenza, insomma, magari sì, tollerata, sì, già da così, sì, piccoli, sì, è una cosa, sì, che sì, voi riscontrate, abbiamo... come, diciamo, come addetti. Su questo appunto ci sono dei colleghi nell'associazione che se ne occupano di più, siamo stati partecipi ad alcuni eventi, diciamo, di convegni, anche l'anno scorso nella giornata della violenza, appunto, del 25 novembre, ci hanno chiesto un intervento, per esempio in un convegno che è stato tenuto a Vicenza, proprio su questi aspetti importanti, secondo me, del riuscire da subito a cogliere che magari la frase, anche detta in modo violento, non è detto che e poi anche lo schiaffetto dato solo così, spesso questi messaggi passano come "ma mi vuole bene", certo. Ecco, noi cerchiamo di dire che il rispetto è sempre, non, certo, è che incomincia da un certo momento in poi, e quindi in qualche modo questo è l'elemento che forse hai ritrovato in alcuni articoli che sono stati scritti da alcune colleghe, sì, su questo argomento, sì, no? Sì, cioè, sì, sensibilizzando sul sempre prevenire, no? E non intervenire dopo. Sì, non consentire, diciamo, cioè capire bene la differenza tra cioè il voler bene veramente e invece certo, una cosa distorta che è "ti voglio bene magari perché sono geloso", certo, "perché sono possessivo". Sì, ecco, l'altra cosa per noi importante è la sensibilizzazione, come ti avevo detto, la lotta un po' allo stigma, no? La paura di pronunciare la famosa parola depressione, certo, ne avevamo parlato in altre circostanze. E quindi un'altra cosa che l'associazione ha fatto in questi 3 anni, e devo dire che sono molto anche soddisfatta dei risultati, è stata quella di promuovere delle attività formative per gli operatori, quindi sia psichiatri, psicologi, educatori, ostetriche, infermiere. Ne abbiamo fatti fino adesso 3, il prossimo sarà il 20 di gennaio, in cui facciamo delle formazioni a piccoli gruppi, potendo discutere di casi in un contesto, diciamo, molto anche lì esperienziale, poter parlare di cosa, non so, il medico di base piuttosto che ha visto nel proprio ambulatorio e poterne discutere con chi, quindi tra le attività, con chi ha un'esperienza. Tra le attività quindi c'è anche la formazione, quindi informazione, sensibilizzazione, ma anche formazione, perché in questa area della perinatalità in realtà è un'area molto complessa, che, certo, interseca tante cose, i psichiatri, i psicologi una parte, ma i pediatri, i medici di base, i ginecologi, le ostetiche, le infermiere, la neuropsichiatria infantile, cioè è un'area di confine dove si intersecano tante cose. È importante cogliere, no, dei segnali, perché spesso magari non lo fa la persona, certo, che è entrata in questa fase, perché magari lo potesse fare, forse a volte non è in grado di farlo, o magari ha pudore. Ha pudore, magari, certo, quindi come dicevamo l'aiuto sicuramente dei familiari e il fatto di poter sentire che di questo se ne può parlare, quello che noi scriviamo anche nella brochure, no, è proprio quello di dire non abbiate paura di rivolgervi, diciamo, prima di tutto alle persone che vi sono vicine e poi cercare intorno a voi. Ecco, l'altra cosa è stata proprio creare la rete, il network, perché di fatto quello che succede è che ci sono dei centri che si occupano di questo, non ce ne sono molti in Italia, certo, non ce ne sono, ma spesso le persone non lo sanno o spesso nello stesso territorio le associazioni non si conoscono. Allora, per esempio, questo è stato uno dei lavori che stiamo cercando di fare, che è il Festival della Maternità, che noi faremo il 13, 14 e 15 aprile 2018 a Padova. Fra le sue obiettivi è quello di mettere assieme, raccogliere, diciamo, varie associazioni sul territorio nazionale. Posso dire che in questo momento abbiamo circa una 30 di associazioni che hanno aderito. Ah, bene, bello. Quindi, sì. Perché io ti voglio chiedere, io ovviamente viro un po' sulla cronaca, però mi ha impressionato molto la storia di quella mamma che ha ucciso i bambini così piccoli. Sì.
che si sapeva insomma che viveva una fase di depressione, che era seguita. Mm-hmm. Allora no, uno si chiede, io me lo chiedo magari come persona, ma anche dal punto di vista lavorativo, uno dice ma se comunque sai che una persona sta male, cioè lasciarla da sola in una situazione di gestione di due bambini molto piccoli, ecco. Quanto rischioso è? Tu hai centrato una cosa, io immaginavo che tu mi facessi questa domanda, non l'avevamo concordato, no, diciamolo. Certo. Allora, questi sono i casi di cronaca che poi spingono gli amministratori tutti a dire certo. Adesso ci dobbiamo occupare. Sì. Ecco, io dico sempre, ed è un grande dolore per chi lavora in questo settore sentire queste cose, perché sappiamo che se l'aiuto giusto fosse arrivato al momento giusto, come diciamo noi, io non dico che tutti i casi, ma probabilmente sì, nel senso che ci sono una serie di segnali che, come anche in questo caso tu stai dicendo, adesso non è no, non lo sappiamo, poi, insomma, anche però abbiamo degli studi su quello che sono già successi, certo. Quindi li sappiamo, abbiamo le analisi, le perizie e quasi sempre scopriamo e vediamo che queste persone avevano manifestato in vario modo il loro disagio, ma non si vuole vedere perché c'è il mito della maternità felice in Italia, certo. Più che altrove. Sì, per cui tu sei mamma, hai due bimbi piccoli. Non si può. E la solitudine e non vedere la sofferenza. Ecco, da questa problematica, ecco, può dare questa problematica. Ovviamente stiamo parlando di situazioni che andrebbero viste per caso. Certo. E poi non si arriva sempre a quell'estremo. Assolutamente no, ma comunque per fortuna. Si può comunque. Però è indubbio che se noi interveniamo precocemente, intercettiamo precocemente, queste sofferenze a questi livelli non arrivano. Però quello che voglio dire oggi è che questo è quello che arriva alla cronaca, ma quello che vedo io, ho visto in questi anni, che ci sono donne che hanno sofferto di depressione, se la sono trascinata, questi sono anche gli studi, certo. Dopo 5-6 anni dal parto continuano ancora a stare male, allora non c'è il caso eclatante. Sì, perché è come se tu non avessi il diritto, no? Ecco, a non stare c'è, male. Non c'è poi la capacità di mettersi in relazione con i bambini, ci sono una serie di sofferenze che noi vediamo nei bambini poi, quindi certo. Occuparsi di questo significa occuparsi della famiglia, chiaro. Non solo delle mamme, perché se no viene fuori ci occupiamo delle mamme, dei bambini e dei padri, che anche hanno un ruolo molto importante, ma di questo certo. Ne parleremo magari. Sì, perché come dicevi tu è come se uno dicesse, cioè ho avuto un bambino, devo essere felice, devo riuscire sì. a fare tutto, invece ci sono dei momenti di fragilità che magari... Cioè, arrivano certo. E possono arrivare in quel momento o magari in un altro momento, ma è importante capire che poi se ne può uscire se si ha un aiuto, se si ha un aiuto e se se ne può parlare e se non si ha paura di affrontare questo, come abbiamo già detto altre volte, in modo così chiaro, perché poi quando le mamme dai la possibilità di dire quello che provano, lo dicono, non è vero che certo. Non lo dicono. Se non si sentono giudicate, magari lo dico. L'ascolto deve essere un ascolto mai giudicante, perché se noi facciamo giudizi, ma nessuno ha piacere di andare da qualcuno che lo giudica, no? No, certo. Nessuno di noi si esporrebbe a questo. Proprio per tenere insieme tutte queste cose, come vi dicevo, ci sarà questo festival in cui ci saranno dei momenti formativi con un convegno nazionale che sarà il sabato 14, in cui ci saranno delle relazioni, degli ospiti anche che vengono dall'estero, in particolare dalla Inghilterra, dove su questa diciamo, tematica della depressione postpartum hanno un welfare diverso, insomma, ecco, quindi ci porteranno la loro esperienza, con poi tutta una serie di simposi nel pomeriggio tematici. Nell'ambito dei tre giorni poi ci saranno una serie di manifestazioni, diciamo dall'artistico all'informativo, culturale, con vari ospiti, ma questo magari appunto questo magari chi ci seguirà esatto. Lo vedrà di nella qui, nostra pagina. Di questo parliamo tra un minuto anche, più approfonditamente con la nostra seconda ospite, che concluderà poi la nostra trasmissione, quindi rimanete lì 2 minuti di pubblicità, torniamo.